seguito da prima, mi occupo di progettazione web all'interno di un status di media promozione dell'ufficio web di Wikimedia coordinato da Diana Media, che è stato web. Sì, no, io era anche un autista. All'interno dello staff abbiamo vari comparti, quindi si occupa del multimedia, si occupa di altri comunicatori, quindi abbiamo uno staff lavorato e strutturato, che mi occupa della progettazione web e dell'implementazione di strumenti digitali della promozione che facciamo all'interno dei comparti. Quello che vi porto è dei consigli, qualcosa che possa aiutare a sfruttare le campagne di comunicazione e di promozione tramite gli strumenti digitali che devono essere. Quindi facciamo. Cosa accade nel mondo reale? La Puglia è qui, è questo puntino del mondo. Siamo all'interno di un sistema grandissimo di destinazione, operatori, viaggiatori che operano all'interno di un sistema vastissimo. E nel mondo digitale adesso dobbiamo rapportarci con delle strutture digitali come Expedia, Booking, TripAdvisor che intervengono nella scelta del viaggio. Quindi nel turismo digitale è reale. La competizione diventa digitale e dobbiamo interfacciarci con 5.000 imprese di ricettiva, 8.000 imprese di filiera, di gallo, questo è un numero diciamo che non è corretto, mi sa che sono 5 camere di commercio, 6 province, 258 comuni. Quindi anche la nostra capacità di collaborare deve diventare digitale, altrimenti rischiamo. Se ci sono due strutture che devono competere adesso online e ragioniamo in questo modo, quindi siamo in competizione, arriva un portale di destinazione del nostro grande competitor come la Croazia e ci mangia. Siamo fuori, siamo tagliati fuori. Quindi noi cosa vogliamo fare? Vogliamo che insieme le strutture possano collaborare insieme ad una destinazione che è la vostra, la nostra, per intercettare il turista e portarlo lì, così come lo volete portare voi, lo vogliamo portare noi. Quindi qui la promozione mette sugli operatori turistici. Ovviamente abbiamo una, diciamo, lente, un budget che può investire in campagne media che un operatore privato non può permettersi, quindi facciamo campagne media, per esempio, in questo momento parlo nell'ambito web, su portali come Twinted, come WeTransfer, quindi abbiamo la facciata che trova su WeTransfer, su altri vari server. E che cosa facciamo? Lavoriamo per portare traffico con sul sito internet in realtà della struttura ricettiva, perché puntiamo su viaggiare in Puglia, ma poi vogliamo raggiungere il sito della struttura ricettiva che è di accogliere. Cosa possono fare gli operatori turistici quindi? Iscriversi al DMS, parlavamo prima che il DMS non è solo uno strumento mediante il quale rispettare delle norme di legge, ma fare promozione. Quindi se ti iscrivi sul DMS hai un ricordo diretto sulla tua struttura, perché compare su Viaggiare in Puglia, dicevamo che le informazioni iscritte sull'agenzia di mia promozione vanno direttamente su viaggiareinpuglia.it. E le campagne che noi promuoviamo in qualche modo porteranno al vostro sito. Questa cosa avviene non solo per le strutture ricettive, ma anche per tutti gli oggetti del portale portati dagli operatori turistici, quindi i pacchetti delle agenzie di viaggio, gli eventi degli organizzatori di eventi, le attività degli operatori dei servizi di turismo. Quindi abbiamo proprio un ecosistema in cui operiamo. Finora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo reso famoso il brand Puglia all'estero, soprattutto no, per le campagne nazionali, le campagne internazionali, la Puglia, lo diciamo, possiamo dire, è famosa. Abbiamo anche superato la Puglia in tutte le varie destinazioni, ormai la Puglia è cool, possiamo dirlo. Ora è stato lasciato il brand Puglia, è un brand che cosa ci resta da fare? Abbiamo bisogno degli operatori locali, quindi delle strutture ricettive, degli operatori di intermediazione, operatori dei servizi turistici, organizzatori di eventi, per dare forma all'offerta del territorio, per creare il prodotto.
quali sono gli strumenti che quindi abbiamo a disposizione? Dicevamo prima, già con la riassunta, il DMS è la piattaforma di gestione della destinazione in cui le strutture ricettive entrano per quasi per legge, e mentre si possono registrare per delle intermediazioni dei servizi di turismo, magari dopo online non ci vediamo anche le categorie specifiche di turismo. E poi ci sono gli operatori, gli organizzatori di eventi che ormai da anni si iscrivono sugli eventi per promuovere i propri eventi. Questi sono gli strumenti di lavoro per finire sul portale turistico di agenzia.it. Il nuovo portale che abbiamo messo online maggio di quest'anno, dove abbiamo come obiettivo quello di promuovere dei contenuti e generare relazioni e dunque emozioni, visto che andiamo nell'ottica di un turismo esperienziale, e stiamo lavorando questo anno. Abbiamo quindi non solo un sito web, ma un punto di riferimento per turisti operatori che vivono in Puglia, come dicevamo prima, che è autorevole per l'istituzione che parla con il turista, è aggiornato perché abbiamo una redazione. Una redazione che lavora ogni giorno per aggiornare il sito, poi abbiamo dei contenuti UGC che sono quindi caricati direttamente dal utente, quindi che aggiornati in tempo reale e di servizio perché sono utili proprio alla pianificazione del viaggio. Come altro strumento, ovviamente, come i canali social, non so se mi ha passato il filo di cuore nello scorso incontro. Dove raccontiamo la puntata e facciamo raccontare la famiglia, non lascio la via in Italia. Anche in questo caso il nostro obiettivo qual è? Utilizzare i canali social per lanciare sulle famiglia, quindi dove ci sono tutte le informazioni che possiamo dare per la famiglia, e poi in qualche modo portarli sul sito della struttura ricettiva, della struttura di viaggi, sul eventuale sito, ma anche della guida turistica nel caso si vogliano scrivere delle attività per pianificare il proprio viaggio. Gli attori quindi di questo ecosistema chi sono? Siete proprio voi, perché le strutture ricettive, le agenzie di viaggio, gli app come gli ALD, gli operatori dei servizi turistici, gli organizzatori di eventi, possono partecipare alla creazione e all'animazione del prodotto, perché poi i vostri servizi sono i contenuti che noi veicoliamo all'interno del portale. E quindi le agenzie di viaggio possono inserire le proposte di viaggio, le strutture ricettive possono inserire direttamente delle offerte speciali, gli app dei dati possono partecipare nell'elaborazione di percorsi e sentieri che sono più vicini al territorio, quindi ci aiutano ad avere una visione anche più capillare di quello che è l'offerta del territorio. Gli operatori dei servizi di turistici ci possono presentare, possono farci caricare delle attività e gli organizzatori di eventi possono inserire gli eventi. Quindi cosa succede? Se si è una struttura ricettiva, dicevamo di scrivere DMS per forza di cose, inutile adesso non prendo tutte le procedure da fare, perché tanto già me le sono abbondantemente, con le credenziali che ricevono le mail, che si ricevono via mail, si accede all'area riservata. Abbiamo detto che ci sono delle parti che sono obbligatorie per dentro del progetto di legge e ci sono tutte le altre parti che sono anche, qui forse non so se si intravede, c'è una segnale pratica anche quella di legge, contatti dei referenti se volete fornire dei dati utili per essere contattati, una scheda informativa dove oltre alla comunicazione dei servizi ci sono anche delle informazioni un po' più elaborate, come quali sono le attività che si possono seguire all'interno della struttura, o quali sono delle, per esempio, delle disabilità, ci sono tutta una serie di informazioni utili alla promozione. C'è tutta la parte di promozione, dove poi potete dare la struttura ricettiva, per esempio, potete dare la disponibilità per partecipare al educational, quindi per far arrivare nella propria struttura dei giornalisti che noi di la promozione facciamo venire, e quindi la vostra struttura può diventare uno dei strutture che vengono visitate direttamente dal giornalista, oppure partecipare a fiere, eventi, ci sono tutta una serie di strumenti che si possono utilizzare.
utilizzare, però se poi in caso interveniamo entriamo direttamente online e li guardiamo. Tutte le informazioni inserite sul DMS vengono estratte e visualizzate direttamente sul portale Viaggiare in Puglia. Ovviamente più precisa la tua scheda, più sarà facile trovarti, perché se parliamo di probabilità web, quando siamo online vediamo un elenco di schede, di strutture ricettive, identificare, scegliere qual è la struttura è tutta una questione di anche di estetica, di elaborazione dei dati, di una la foto che è più bella dell'altra, è quello che ci fa scegliere un albergo al posto di un altro. E in più non tutti parlano italiano e quindi le informazioni vanno inserite anche in inglese, perché poi nelle versioni internazionali del portale, sul portale abbiamo tutte delle pagine di primo livello che sono tradotte in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, e tutte le parti di dettaglio invece vengono inserite in inglese, quindi a voi basta inserire la versione inglese e vengono traslate anche sugli altri sistemi, in maniera tale che intercettiamo anche i turisti negli stati, in tedesco, russo, eccetera, però poi voi non siete costretti a pagare per versioni lavorate, ma in questo modo riusciamo a comunicare anche con il turista desiderante. Che cosa succede? Chiaro, abbiamo sempre dentro la scheda, dentro la parte della promozione sul DMS, abbiamo la possibilità di caricare proposte di viaggio. Io questo non qui ho scritto operator e agenzie di viaggio, in realtà questa possibilità è una notte delle strutture ricettive. Come prima diceva Mariassunta, per voi che siete del settore turistico e chi saranno, quelli che saranno gli operatori dei servizi turistici, se conoscere gli obblighi che bisogna rispettare, può essere un modo anche per presentarsi alle strutture ricettive, fare dei lavoretti estivi. Anche questa è tutta un'altra parte che si può sviluppare, perché questo strumento, quello che ci permette di caricare delle offerte speciali direttamente all'interno del DMS, è un lavoro che si può fare in casa, cioè se è possibile inserire un nome, una descrizione, un periodo di validazione e associarlo ad una campagna media che in realtà fa la promozione, per essere direttamente online con delle offerte speciali. È una scelta che la promozione ha fatto abbastanza al limite della commercializzazione che non possiamo fare. Però questi, come tutte queste offerte, questi pacchetti punteranno poi al vostro sito, noi riusciamo a fare promozione delle vostre offerte. E come dicevo prima, arrivare sempre da voi.